Benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie com'è. La Juventus è pronta ad affondare per il gioiello dello Spezia. I bianconeri sistemano l'organico con il colpaccio a sorpresa in Serie A. Sono settimane di forte instabilità sia dentro che fuori dal campo per la Juventus, che dopo la pesante sentenza sul caso plusvalenze, ha comunque risposto con una partita di carattere nell'ultima di campionato. Qui la squadra di Allegri ha tenuto testa a dovere alle offensive dell'Atalanta, chiudendo il match sul definitivo 3-3 in rimonta, dopo essere stata prima in svantaggio e poi sopra nel punteggio. Ciò però peggiora non va a migliorare la situazione in classifica della vecchia signora, ora sempre più distante da un posto in Champions League che pare già sfumato. In questo girone di ritorno sarà dunque fondamentale commettere quanti meno passi falsi possibili per la Juventus, che per guadagnarsi il pass in Champions potrebbe anche fare all-in sul percorso in Europa League. Sarà però fondamentale non perdere di vista anche il fronte calciomercato in casa bianconera, con la dirigenza in queste settimane al lavoro sulle prossime mosse di mercato. A tal proposito, sarebbe già nel mirino della Juve un colpo a sorpresa proveniente dallo Spezia. Calciomercato Juventus, il sostituto del senatore bianconero, viene dalla Serie A, che colpo in casa Spezia. Dopo l'ultima rivoluzione di mercato estiva, anche la prossima estate si preannuncia essere alquanto movimentata per la Juventus. Sì, perché solo dal fronte scadenza già ad oggi si possono già contare gli addii di Alex Sandro, Cuadrado, e con ogni probabilità anche di Rabiot. La dirigenza bianconera è dunque già al lavoro per non farsi trovare impreparata da questa moltitudine di partenze. A tal proposito, in queste ultime ore la Juve potrebbe aver trovato chi rimpiazzerà il posto fino ad oggi occupato, in questa stagione tra pochi alti e molti bassi, da Cuadrado. Come riportato da TMW, uno dei profili maggiormente prediletti dal club piemontese è proprio quello di Emil Holm, ad oggi militante tra le fila dello Spezia. Il classe 2000 si sta rendendo protagonista di un'ottima prima parte di stagione, la sua prima in Italia, nella quale ha già racimolato 1 gol e 2 assist in 21 presenze totali. Non manca certamente la concorrenza su Holm, già nel mirino di diversi club di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, con la Juventus che però pare in netto vantaggio sulle contendenti. È infatti già da qualche mese che la vecchia signora ha messo gli occhi sul talentuoso svedese, per il quale sarebbe pronta un'offerta in denaro per convincere alla cessione lo Spezia, che pretende sui 10-12 milioni di euro circa per il suo cartellino. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.